fa caldo. A noi non piace, ma a loro sì. Del resto, loro provengono da una zona calda e umida e il clima di questa stagione non può che essere gradito da tetraponera rufonigra. Sono 5 anni che mi occupo di loro e quest'anno è stato abbastanza anomalo. I capricci del tempo mi hanno fatto scoprire quanto siano delicate queste formiche. Il nido è pieno di nuove nate che si possono distinguere dal colore chiaro e giallognolo. Prole allo stadio larvale e qualche bel gruppetto di uova. Questo significa che nonostante i vari problemi, la regina non ha mai smesso di deporre e che la colonia se la passa bene. Un piccolo riassunto di quello che è successo. Subito dopo la manifestazione di Entomodena c'è stata una moria che mi ha fatto temere che la colonia stesse andando incontro alla propria fine. Cercando le possibili cause, ho capito che si è trattato di un problema con le temperature. I 2 giorni della manifestazione, trascorsi in un capannone non riscaldato e con temperature sotto la soglia della loro tolleranza, hanno innescato un processo di decadimento. Raccoglievo decine di formiche morte in arena ogni giorno. Vedevo chiaramente che le formiche non rispondevano a nessuno stimolo, a nulla sono serviti il rumore, le vibrazioni e simili cose. Non erano interessate a nessun tipo di alimento, avevano un comportamento apatico verso qualsiasi cosa. Sembravano letargiche. Quelle poche formiche che uscivano dal nido vagavano per qualche ora in arena per poi morire in qualche angolo o sotto qualche decorazione. Ho veramente pensato che fosse arrivata la fine. Fortunatamente, però, hanno superato quel brutto bimestre e ora se la passano bene, si sono riprese alla grande. Durante questo periodo le ho spostate in un'arena con un substrato di solo gesso, senza troppi ornamenti vistosi o decorazioni ingombranti, in modo da aspirare facilmente tutti gli psocoteri che stavano proliferando e quindi diventando un problema per quanto erano numerosi. Ormai è abbastanza chiaro che con formiche come queste, una volta risolti i problemi relativi all'habitat, umidità e temperatura principalmente, più le si nutre e più queste aumentano, ed è quindi bene fornire loro alimenti di un certo tipo. La routine la conoscete benissimo. Come prima cosa, pulizia. Rimuovo tutti i detriti e la sporcizia usando un aspiratore e delle pinzette, poi provvedo a fornirgli dei carboidrati sotto forma di acqua e zucchero in questo caso, ma spesso vario con sciroppo di glucosio, miele diluito, zucchero di canna e a volte qualche minuscolo pezzo di frutta. A tal fine mi trovo comodissimo ad usare un tappo di bottiglia riciclato, in cui metto del cotone che poi andrò a bagnare. Mi è capitato spesso di trovare formiche morte nella sostanza zuccherina e questo tipo di precauzione torna utile specialmente con le formiche di taglia più piccola. Infine do loro le proteine, insetti, non affettato, tonno, simmental o altro. Di solito mi limito a fare certi esperimenti solo quando sono certo che la colonia sia abbastanza matura e numerosa da poterli gestire, come nel video di Crematogaster scutellaris in cui fornisco un occhio di agnello. In quel caso la colonia aveva qualche migliaio di operaie e il nido in quel momento era strapieno di larve. Nel caso di tetraponera rufonigra è necessario che l'insetto da pasto sia ancora vivo, visto che, come ben sappiamo, non accettano cibo abbattuto se non in rari casi. Mi sono limitato a schiacciare la testa di questo maschio di Blatta lateralis e fornirlo mentre ancora si muoveva. Date le dimensioni e un pungiglione funzionale in grado di essere utilizzato diverse volte a ripetizione, non servono molte operaie per prendersi cura di una preda già tramortita. In linea generale, dopo un periodo di forte decadimento e ricambio generazionale, la colonia è di nuovo in crescita e sta bene. Nel nido si possono notare un gran numero di larve che in un paio di mesi diventeranno operaie. La regina sembra in ottima forma e continua a deporre uova. Continuerò a nutrirle in abbondanza e cercherò di sfruttare al massimo il periodo estivo. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.